Kada govorimo o Posidoniju, o njenim livadama, govorimo o organizmima koji su stari nekoliko stotina pa i tisuća godina. Obaranjem sidara, oni se trajno uništavaju. Znači, livade jednom uništene neće se obnoviti u našem životnom vijeku. Tako da smo počeli tražiti načina na koje omogućiti da se takva staništa obnove na onim područjima gdje su uništena, gdje su sada omogućeni uvjeti da se to više ne događa. So for our project we choose a method which consists in the use of modular biodegradable systems. And with these methods, we collect in a donor site a number of cuttings, small plants, and we fix in some way the plants on these modules, and we transfer these modules underwater on the seabed. Once we brought these modules underwater, we fix them to the bottom. We wait until the roots propagate and penetrate the sediments. Smatramo da je ovaj način metode jedan od uspješnijih načina transplantacije, odnosno obnove. Zato što je riječ o materijalu koji ima fizičke karakteristike kao plastika, a kako je bio razgradiv, ne ispušta štetne tvari u okoliš. Siamo molto orgogliosi di questo progetto, del progetto SASPAS, perché noi a Monfalcone abbiamo puntato alla valorizzazione di tutto ciò che ha a che vedere con il mare, con il litorale, con il rilancio dell'economia del mare, però è fondamentale che nel ragionamento del rilancio dell'economia del mare ci sia il rispetto dell'ambiente e questo è un progetto che consente di ragionare su come anche le imbarcazioni natanti in ambienti adeguati possano utilizzare delle boe ecologiche. Gli obiettivi principali e fondamentali del progetto sono l'incremento della biodiversità delle coste e dei fondali dell'Adriatico. In questo Monfalcone si è impegnato nel posizionamento dei campi boe che permetteranno il reintegro della flora vegetativa sui fondi del mare. Ecco, qui davanti a Marina Nova, noi abbiamo la possibilità di approfondire, anche dal punto di vista scientifico, gli effetti di questa apposizione delle boe ecologiche che andranno già adesso a sostituire per le imbarcazioni la possibilità di una sosta. All'interno del progetto SASPAS siamo stati coinvolti dal Comune di Monfalcone per partecipare alla realizzazione del portale informativo che ci consente di visualizzare all'interno del portale stesso tutti i dati cartografici che vengono sviluppati all'interno del progetto e per sviluppare quelle che sono le linee guida che porteranno al traspianto delle aree, non solo quelle del progetto ma tutte quelle dell'Adriatico. Nell'ambito di questo progetto, nello specifico, come botanica marina, ho studiato in passato e sto seguendo l'evoluzione delle praterie a fanerogame marine del Golfo di Trieste e ci stiamo occupando anche di comprendere le cause che hanno portato nel tempo alla loro scomparsa. È un progetto innovativo, sperimentale, che può essere portato avanti in un futuro in un'ottica di sostenibilità per il mare. Laboratorijske analize jedna su od aktivnosti praćenja rasta morske trave. U sklopu projekta SASPAS za ovaj dio posla zadužena je neprofitna udruga Korila iz Venecije. Prikupljeni podaci koriste se za utvrđivanje zdravlja staništa u kojem rastu livade te genetske DNA analize. Analiziraju se uzorci sedimenta te uzorci vode kako bi se utvrdile razine hranjivih tvari, ugljika, dušika i fosfora. Biometrijska mjerenja i genetske analize provode se na uzorcima morske trave kako bi se razumjelo njihovo zdravstveno stanje. U ovom projektu prije svega želimo podići svijest nautičara i vlasnika brodova o tome na koji način i gdje da se sidre. S obzirom da je sidrenje jedan od glavnih razloga uništavanja habitata morskih cvjetnica.
Stoga smo i organizirali kampanju koja se zove Postani čuvar Posidonije, s kojom želimo u stvari raditi sa nautičarima na tome da razmišljaju gdje će sidriti i na koji način mogu pametno sidriti svoje brodice. Kornatima se konačno nakon 20 godina uspostavila ekološka sidrišta koja su omogućila da brodovi više ne bacaju sidra, nego da se trajno vezuju na ono što već postoji u moru. U ovoj fazi postavljeno 40 bova, poslije još 20, a ukupna naša koncesija vrijedi za 224 sidrišna mjesta, odnosno bove. Kad to napravimo, onda ćemo zabraniti slobodno sidrenje u kornatima, na čega će Posidonija biti jako zahvalna. Bove koje nemaju betonske blokove, nego imaju usvrdlane ankere sa konopom kojeg jedna uronjena plutača drži iznad morskog dna. Dakle, plutača ta ne dozvoljava lancu i konopu da čini štetu na morskom dnu. Većina nautičara pozna te nautičke vještine, pozna način sidrenja, međutim postoji jedan broj nautičara koji nisu dovoljno vješti u takvim nekakvim manevrima ili korištenja plovila, pa onda zapravo njihova sidra čine ogromnu štetu na morskom dnu, pogotovo kad sidro ne uhvati odmah, nego se vuče po morskom dnu nekih 50 metara. Na Kornatima su postavljena eksperimentalna polja na kojima je presađena, transplantirana Posidonija. Ovo je jedan od prvih takvih pokušaja u hrvatskom dijelu Jadrana i evo već 2 godine pratimo kako to sve funkcionira. Una delle deliverable più importanti, oltre al portale, come detto, è quella delle linee guida del traspianto. Si tratterà di un documento che ripercorrerà tutti i passi che sono stati condotti all'interno del progetto per arrivare al posizionamento delle boe, ma anche al traspianto delle fanerogame. Projekt SASPAS imao je tu sreću da smo kupili partnere koji su imali dovoljno i kapaciteta i znanja, ali i nekih okolnosti da se taj proces završi. Nadamo se da će se takve aktivnosti nastaviti provoditi u drugim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Posidonia and other marine seagrasses that protect the coastline, that avoid erosion, that stimulate the fauna and flora to proliferate along the coastline. If we have a good Posidonia extension very close to the coastline, we have a healthy coastline and we are safe for the next future.